La Roma ha messo a segno un nuovo colpo. Oggi è arrivato nella capitale Rick Karsdorp, terzino destro olandese proveniente dal Feyenoord. Costerà 16 milioni più bonus. Intanto c'è anche il Bayern Monaco su Paredes. Un calciatore dotato di fantasia e che possa giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Il Milan ha così pensato al turco Hakan Çalhanoğlu, di proprietà del Bayer Leverkusen, che però lo valuta 30 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero spenderne 20, ma l'intesa potrebbe esserci. Dopo le ultime stagioni non del tutto felici, Salvatore Sirigu è pronto a rilanciarsi e riparte dall'Italia. Il Torino lo ha scelto come erede di Hart. Il prossimo obiettivo per la difesa è Paletta, sempre più vicino. Buonasera a tutti, benvenuti alla TMV News. La Roma in primo piano, l'arrivo di Karsdorp è un mercato comunque da analizzare, quello dei giallorossi. Ne parleremo qui in studio con Lorenzo Di Benedetto, che vado a salutare. Buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Un saluto anche a Raimondo De Magistris. Ciao Lorenzo, buonasera. Partiamo proprio da te, Raimondo, per parlare di Karsdorp, questo terzino destro proveniente dal Feyenoord, acquistato dalla Roma. È un classe 95, verrà pagato 16 milioni più bonus, dunque un prezzo non di poco conto, e c'è da chiedersi se non sia una rischiosa scommessa, o comunque una piccola grande scommessa. Beh, sicuramente sì, un giocatore alla prima grande esperienza in un campionato che conta, non ce ne voglia all'Eredivisie, ma la Serie è tutt'altra cosa, è un classe 95, pagato abbastanza ma nemmeno troppo, è un terzino destro che può adattarsi anche a centrocampista, tra l'altro sulla destra c'è anche Bruno Pérez, che non ha fatto benissimo nell'ultima stagione, quindi giustamente la Roma inserisce in rosa un'alternativa al terzino brasiliano. Forse il problema della Roma ad oggi è più a sinistra, con Emerson Palmieri infortunato e con Mario Rui che nella giornata di ieri ha chiesto ufficialmente la cessione al club giallorosso. Però Karsdorp è un buon prospetto e la Roma comincia a fare anche qualcosa in entrata, in un mercato che finora ha visto i giallorossi protagonisti soprattutto in uscita, con Salah andato a Liverpool per 42 milioni di euro più 8 di bonus, con Paredes e Manolas sempre più vicini allo Zenit. Insomma, la Roma deve giustamente muoversi anche in entrata. Karsdorp è sicuramente un ottimo prospetto, però la Roma è scoperta secondo me soprattutto in altri reparti, soprattutto a centrocampo, sulla corsia sinistra deve fare qualcosa in attacco. Vedremo come si inserirà e come riuscirà a gestire insieme Karsdorp e Bruno Pérez nella prossima stagione di Francesco. Ecco, complessivamente come va valutato il mercato della Roma fino a questo momento, al di là delle partenze, insomma, gli arrivi, Moreno, Karsdorp, quello molto probabile di Pellegrini, però non ci sono ancora nomi forti per il mercato della Roma, nomi che possano davvero suscitare un grande entusiasmo da parte del popolo giallorosso. Sì, è inevitabile, no? Perché la Roma comunque doveva rientrare per quel che riguarda il fair play finanziario, doveva fare almeno, si diceva un mese fa, una cessione importante. Poi ci stiamo accorgendo che non basta soltanto una cessione, perché come ha detto Raimondo, Salah è partito per andare a Liverpool, 42 milioni più 8 di bonus, una cifra enorme per l'egiziano ex Fiorentina e Chelsea. Però adesso, come ha detto anche Raimondo prima, partiranno probabilmente anche Manolas e Paredes, che sono veramente vicini allo Zenit San Pietroburgo. Detto questo, probabilmente con l'inizio del mercato vero e proprio, l'inizio ufficiale del mercato, il 1° di luglio, arriverà anche qualche giocatore che potrà scaldare i cuori del popolo giallorosso. Per il momento però la Roma ha pensato a mettere a posto i conti e a prendere qualche tassello, come per esempio è Karsdorp, da consegnare a Di Francesco, senza dimenticarsi poi Pellegrini, che comunque è un giocatore che farà molto comodo alla Roma, lo ha voluto fortemente Di Francesco. Però è chiaro, l'ho detto prima, per scaldare i cuori dei tifosi della Roma servirà ben altro. Della Roma ha parlato anche Roberto Pruzzo, il bomber, lo abbiamo intervistato a Gropina nel Val d'Arno in Toscana. Gropina, un paese che è caratterizzato soprattutto dalla presenza della Pieve di San Pietro, monumento nazionale, una pieve davvero meravigliosa, tutta da vedere. Ma ascoltiamo adesso anche le parole del bomber Pruzzo. Adesso arriva il bomber Pruzzo con le sue considerazioni sulla Roma e sugli acquisti fin qui conclusi da parte della Roma, soprattutto anche sulle cessioni, sulla partenza di Salah. Sentiamo Pruzzo. Siamo qui ad un tavolo da biliardo con il bomber Pruzzo, che sostiene di essere un grande esperto. No, un grande esperto no, ma ti ho detto prima che ci sono nato, praticamente cresciuto in un bar e il biliardo era d'obbligo. Adesso sei un po' arrugginito magari. Sì, nettamente arrugginito. Non conosco, ci vuole un po' di mano. Però basta anche poco per riprenderla. Sì, assolutamente.
Senti, invece idealmente se ti trovassi di fronte qualche giocatore della Roma che adesso magari è in procinto di essere ceduto, chi bocceresti? Boccerei nessuno, nel senso che ci sono dei calciatori che decidono a un certo punto della loro carriera di cambiare aria e poi se c'è anche la possibilità e la capacità di recuperare una cifra importante come mi sembra stia succedendo, arrivederci, grazie. Il caso di Manolas ad esempio? Sì, ma anche Salah è stato pagato, se ben mi ricordo, la metà esatta più o meno di quello che la società è riuscita a incassare adesso. Manolas non so quanto è stato pagato, ma se va intorno ai 30 è comunque una plusvalenza veramente positiva e quindi va bene. Il problema sarà sostituire al meglio Salah? Sì. Il problema è sostituire i giocatori forti che possano comunque andare via da una squadra già forte, però l'idea di avere a disposizione una cifra importante ti fa anche pensare che questi soldi si possano reinvestire in giocatori altrettanto importanti. Però fino a questo momento ti convince il mercato della Roma, perché sono arrivati dei giocatori anche costosi che però sembrano rappresentare ancora delle scommesse? E ti devi fidare del direttore sportivo, che peraltro adesso il mercato ormai arriva anche ai livelli di dover scegliere anche dei direttori sportivi stranieri, che conosceranno sicuramente bene il loro mestiere, che avranno i loro canali. In realtà a Roma sono arrivati ufficialmente, non so neanche dirti quali giocatori. Berardi lo prenderesti alla Roma, al di là delle capacità che tutti gli riconoscono, però insomma lo vedi un giocatore alla Roma pronto per questo tipo di salto? Tu lo vedi pronto. So, tu magari sei un po' più esperto di me. Devi sostituire Salah, che può piacere o non piacere. Salah non è un free class, l'abbiamo scoperto in questo anno e mezzo, due anni di permanenza alla Roma, però è un ottimo giocatore che ha fatto spesso e volentieri la differenza, spesso no, però l'ha fatta in certi momenti e quindi non lo so. Berardi è un ottimo giocatore che però, tolto dalla realtà di provincia, dovrebbe rapportarsi a una realtà diversa e quindi saremo a vedere. E insomma, questo è il grande interrogativo da parte della Roma: come sostituire Salah che, dalle parole di Pruzzo, abbiamo capito, a suo parere non è un fuoriclasse, non ha deciso troppo spesso, secondo Pruzzo, le partite della Roma, però comunque è stato un elemento fondamentale, spesso un trascinatore della Roma. Sì, possiamo disquisire sulla parola fuoriclasse, cioè sì, per intenderci, però è stato uno dei giocatori più importanti della Roma negli ultimi due anni, questo è fuori di dubbio, cioè per continuità, credo al pari di Salah nelle ultime due stagioni alla Roma solo Nainggolan, Dzeko no, perché nella prima stagione non ha fatto benissimo, e poi forse Manolas, però Salah è stato un giocatore determinante, 19 reti in campionato in due stagioni, ancora più assist, ha fatto la differenza per quanto possibile anche in Europa, quindi non so, Salah era una certezza della Roma, non so quanto Berardi possa prendere il suo posto in questa Roma e quanto la Roma possa migliorare con Berardi al posto di Salah, calcolando che i due giocatori poi hanno due anni di differenza, quindi non stai cedendo Salah, che è un giocatore in là con gli anni, per prendere un giovane. Salah è un classe 92 e Berardi è un classe 94. E non lo so, è un rischio che si aggiunge agli altri rischi, al rischio di aver inserito Di Francesco al posto di Spalletti, di cedere Manolas per inserire Hector Moren. È una Roma che sta inserendo in rosa tante scommesse al posto di certezze, non so quanto questo a lungo termine possa pagare. Nel frattempo ti è piaciuta la pieve di Gropina che abbiamo visto nelle immagini? Bella, spero un giorno di vederla anche dal vivo, visto che per ora ho visto solo per immagini suggestive. Assolutamente. È stato tu il montaggio? No, non è stato mio, è stato di Stefano Carlesi, che comunque ha voluto valorizzare giustamente anche le immagini di Gropina e della pieve di San Pietro, che è una delle espressioni più importanti del romanico in Toscana. Tornando alla Roma, Jovetic, c'è anche quest'idea per Giallorossi? Sarebbe un altro rischio. Mi lego alle parole di Raimondo, perché insomma Jovetic lo ha dimostrato negli ultimi anni che soprattutto a livello fisico non può mai garantire molto, perché ha avuto tanti infortuni fin dalla sua parentesi alla Fiorentina, poi al Manchester City non è riuscito a imporsi, è arrivato all'Inter, ha fatto bene i primi mesi, poi però ha smesso di giocare.
nella Liga, dobbiamo dirlo, si è un po' ripreso, però sostituire Salah con Jovetic, insomma prendere Jovetic al posto di Salah, perché chiaramente sono giocatori diversi, non so se sarebbe più un azzardo o più una cosa da fare che garantirebbe cose buone alla Roma. Detto questo, la Roma non mi sta convincendo fino a questo momento, perché vedo un po' di ridimensionamento nel mercato della Roma. Lo ha detto anche Raimondo prima: mettere un esordiente su panchine importanti come Di Francesco al posto di Spalletti, proprio nell'anno in cui sia l'Inter che il Milan torneranno in lotta per le prime posizioni, può essere un azzardo che la Roma potrà pagare. Un po' troppe scommesse forse per la Roma. Adesso però parliamo del Milan, perché la società rossonera sta valutando l'idea Çalhanoğlu. Fantasia, classe, duttilità sono alcune delle armi di questo calciatore, che però il Bayer Leverkusen valuta intorno ai 30 milioni, il Milan vorrebbe spendere circa 20 milioni, un'intesa a metà strada però potrebbe essere trovata, probabilmente anche con l'inserimento di qualche bonus, probabilmente potrebbe esserci l'accordo, Raimondo. Sì, secondo me Çalhanoğlu è un'occasione di mercato anche a 30 milioni di euro. Vedendo un po' le cifre che ci sono in giro, questo è un ottimo calciatore, è un classe 94, quindi ancora molto giovane, è un centrocampista offensivo dalle qualità tecniche indiscutibili. Quindi se il Milan davvero riesce a portarlo in Italia, complimenti al Milan anche a 30 milioni di euro. Poi dalle indiscrezioni raccolte in giornata, il Milan dovrebbe riuscire a sborsare anche qualcosa a meno, 20 milioni, 22 sì. milioni di euro più bonus, e complimenti ai rossoneri. Non è il sostituto di Biglia, è un centrocampista con caratteristiche diverse, è un calciatore che gioca principalmente alle spalle degli attaccanti, magari Montella potrà reinventarlo anche come esterno offensivo, però è sicuramente un giocatore di grande classe, di grande qualità, e quindi spero davvero che il Milan riesca a portarlo in Serie A. Ecco, visto che stavamo parlando della collocazione tattica di Çalhanoğlu, Montella può utilizzarlo magari anche come esterno sinistro nel tridente d'attacco, come diceva Raimondo, Suso da una parte e Çalhanoğlu dall'altra. Giocatore che comunque può davvero essere utilizzato in più ruoli, anche a centrocampo. Sì, è veramente duttile, forse la duttilità è proprio la sua caratteristica migliore, insieme al piede, perché comunque sia soprattutto da palla da fermo può essere veramente devastante e incisivo come giocatore. Lo sappiamo che in Serie A, un campionato molto tattico, dove dalle palle da fermo si risolvono davvero tante partite, sarebbe veramente un'arma in più per Vincenzo Montella, che come hai detto tu e come ha detto Raimondo potrebbe utilizzarlo veramente in tantissime zone del campo, un po' alla Bonaventura. Esatto, no? Esatto, mi sembra un po' l'alter ego di Bonaventura. Entrambi possono giocare sia come esterni offensivi, ma soprattutto come mezzale in un centrocampo a tre, come interni, e quindi sono d'accordo, può essere davvero un'alternativa molto molto valida e più tecnica a Bonaventura. C'è anche un dato statistico interessante a conferma di quello che stavamo dicendo a proposito delle capacità di questo giocatore di incidere sui calci piazzati. Nel 2013-2014 è stato il calciatore con più gol realizzati da calcio da fermo nei 5 campionati top d'Europa, 11 punizioni messe a segno, ha fatto meglio di Messi, Cristiano Ronaldo e Pjanic. Insomma, anche questo è un bel biglietto da visita. Beh, assolutamente sì, anche perché questo è un fondamentale che manca nel Milan, è mancato nell'ultima stagione, quindi sicuramente un'arma in più. E non sarebbe comunque questo calciatore un ripiego rispetto magari a James Rodriguez o a Keita? Sono due giocatori diversi. È chiaro che se lo confronti con James Rodriguez probabilmente sì. Stiamo parlando anche di un giocatore che costa meno della metà di James Rodriguez e che guadagna meno, molto meno della metà di James Rodriguez, che chiede 7-8 milioni di euro netti a stagione. Rispetto ad James Rodriguez è chiaramente un ripiego, rispetto a Keita non lo so, però Keita vuole la Juventus, il Milan ci ha provato in tutti i modi, ha trovato anche l'accordo con la Lazio, trovò l'accordo con la Lazio per Keita e Biglia insieme, poi l'affare si complicò proprio perché Keita tramite il suo procuratore si tirò fuori da questa trattativa, quindi non credo sia un ripiego rispetto a Keita. Certo, James Rodriguez, stiamo parlando del numero 10 del Real Madrid, quindi inevitabilmente se è un ripiego, se tratti in alternativa il numero 10 del Real. Parliamo adesso del Torino, che ha deciso di ripartire per quel che riguarda la porta da Salvatore Sirigu, e lui l'erede di Hart, un Sirigu che deve rilanciarsi dopo le ultime esperienze non del tutto felici, un Sirigu molto motivato ovviamente, credo che possa essere davvero la scelta giusta a parte dei Granata, perché comunque il Sirigu che ricordiamo in Italia anche nei primi anni al Paris Saint-Germain è un portiere assolutamente affidabile.
Sì, è un'ottima scelta secondo me per il Torino per sostituire Hart, che oltre ad essere un bravo portiere era anche un trascinatore. Ora probabilmente Sirigu non lo sarà, però in porta ha dimostrato di saperci fare, come anche con la maglia della nazionale, perché nel mondiale 2014, quando Buffon dovette dare forfait, entrò lui e insomma garantì all'Italia delle buone prestazioni. Detto questo, penso che sia veramente un ottimo acquisto per il Torino, che ancora una volta fa vedere che c'è un progetto veramente serio. Cairo sta portando avanti questo progetto, fatto da giovani sì, però anche da uomini di esperienza, e Sirigu potrebbe essere uno di questi che all'interno dello spogliatoio potrebbe farsi sentire, anche dove ci sono tanti giovani di qualità. Hart probabilmente è stato anche un po' sopravvalutato, perché per quello che abbiamo visto in questa stagione ha alternato buone prestazioni ad altre assolutamente negative. Non credo che lascerà un ricordo straordinario, ecco. Sì, fatto colpo mediatico. A me non dispiace onestamente come portiere, però l'Inghilterra, che non ha di per sé una grande tradizione di portieri, ha confermato di essere secondo me nettamente inferiore alla tradizione di portieri italiani. Hart ha disputato anche delle buone prestazioni, il suo problema è sempre stato la continuità, perché ha alternato anche in Italia grandi parate ad errori abbastanza plateali. Ecco, in termini di continuità credo che il Torino con Sirigu possa fare un ulteriore salto in avanti. Le valutazioni su Sirigu e sul Torino in generale adesso da parte di Mauro Bonomi, ex difensore Granata. Andiamo ad ascoltarlo. Vista la partenza di Hart, penso sia un grandissimo acquisto, anche se negli ultimi anni è andato magari a giocare in squadre minori della Spagna, però penso abbia ancora tantissimo da dare ed è un grandissimo acquisto. Quindi insomma il Torino parte bene con i rinforzi? Ma sicuramente, adesso speriamo ne prenda altri. Soprattutto in difesa sembra essere questo il reparto da rinforzare maggiormente. È arrivato Lianco, un brasiliano, però insomma dopo la partenza di Glick serve altro. Sì, sicuramente la partenza di Glick si è fatta sentire, però diciamo che è nel DNA del Toro avere dei giocatori in quel reparto grintosi, e quindi spero ne compri anche due abbastanza validi. Per quanto riguarda gli altri reparti, dov'è che c'è qualcosa da correggere per il Torino? Ma penso che sia centrocampo che in avanti siano già ben messi. È chiaro che se vengono dei giocatori nuovi, bravi, aiuteranno gli altri a svolgere appieno quello che desidera Sinisa Mihajlovic, che quest'anno ha avuto un anno secondo me buono. Su Belotti hai le idee chiare? Belotti per una cifra enorme spero sia venduto per poter fare un grande Toro, però se dovesse rimanere sono altrettanto contento, e anche perché grazie a lui sicuramente si lotterà quest'anno per l'Europa League. Deve essere quello l'obiettivo, già l'anno scorso poteva centrare questo traguardo il Torino? Sì, però penso che con un anno in più di esperienza quest'anno possa essere l'anno veramente buono. Raimondo, la vicenda Belotti a tuo parere è chiusa, oppure magari ci può essere ancora l'inserimento da parte di qualche club? Il Milan ci sta ancora un po' pensando oppure no? No, il Milan credo di no, anche perché quello che era il budget per il grande attaccante è stato poi suddiviso in due o tre investimenti. André Silva, Kalinic, abbiamo parlato di Çalhanoğlu, quindi il Milan almeno per quest'estate non ci sta più pensando. Lo United è forte su Alvaro Morata e quindi non credo tornerà a bussare alla porta del Torino. Per Belotti, per il Chelsea può essere un'alternativa qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con l'Everton per Romelu Lukaku, che è in questo momento il primo obiettivo di Antonio Conte per l'attacco, altrimenti Belotti resterà almeno un altro anno al Torino. Con Mauro Bonomi parlavamo anche dei rinforzi per la difesa del Torino, sembra molto vicino Paletta, che pare essere un giocatore adatto per il Torino. Sì, un po' alla Sirigu, no? Sarebbe questo colpo, comunque un difensore che cerca riscatto, ha voglia di poter tornare importante, non credo che troverebbe la porta aperta nel nuovo Milan, che sicuramente punta a obiettivi altissimi, e quindi non credo che potrebbe dare un'opportunità a Paletta. Parlava Bonomi della possibilità che il Torino possa andare in Europa League quest'anno. Secondo me Mihajlovic non potrà fare un campionato simile a quello dell'anno scorso, che è stato buono, però io credo che quest'anno gli si chiederà di più, ed anche questi acquisti dimostrano, e soprattutto la voglia di Cairo di trattenere a tutti i costi Belotti, fa trasparire il fatto che il presidente del Torino voglia l'Europa League. Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a Raimondo De Magistris, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata.